Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale, benvenuti in questo nuovo video di Video Assaggi, la rubrica dove vado ad assaggiare roba strana che venendo ogni sabato alle 16 qui sul mio canale. Allora, questa settimana non c'è stato, come avete visto nel mio Instagram Piero73, il sondaggio. Perché? Perché è Omar, ormai lo conoscete, mi invita spesso e volentieri qui da lui ad assaggiare roba dall'America. E quindi ho detto, è inutile che faccio il sondaggio con i miei iscritti, visto che la roba l'assaggiamo qua in diretta, ecco, con voi. Esatto. Però devo dire la verità, ragazzi, era in programma un altro tipo di video con lui. Avevo preso degli snack disgustosi da fare con lui, però appena li ha visti si è letteralmente rifiutato. Quindi cosa vuol dire? Che i video degli snack disgustosi li farò io da solo per la sua gioia. Comunque, sarà meglio. Comunque, bando alle ciance, vediamo che cosa andiamo ad assaggiare oggi. Andremo ad assaggiare queste patatine. Sì. Caramelle, arancia e cola della Dweeps Candy. Dweeps Candy. Poi andremo ad assaggiare Ice Blaster, che sono delle caramelle normali, cicche, che poi diventano ghiacciate. Non so come cazzo fanno. Andremo a assaggiare delle caramelle di Willy Wonka chiamate Magic Hat Gummies, che ti colorano anche la lingua di blu. E poi assaggeremo anche questo, ma io questa l'avevo già assaggiata perché me l'aveva portata a casa un amico. Ti saluto, ciao Tommy. La 7 Up Exotic, che questa viene dalla Francia. Cosa vogliamo iniziare? Figli tu, dai. Iniziamo, andiamo con la 7 Up, dai. Iniziamo con la 7 Up. 7 Up. Abbiamo già qua i bicchierini. Sì, allora, primo bicchiere. Ecco, poi... Allora, già che è trasparente non me la ricordavo che era trasparente, ma intanto so come questa è buona. Allora, provo il fatto. Allora, no. Allora. Si sente... Sa di yogurt, non mi ricordavo. Sa di yogurt al limone. Al limone. Né. Solo che sento limone e ananas. Comunque dai, mai giudicare una bibita dall'odore. Quindi dai, facciamo... Assaggiamo? Cin. No! Com'è? Allora, devo dire che non è fresca, però è buona. Non è troppo frizzante. Il gusto dell'ananas si sente, ma anche qua del limone. Buon limone, sì. Cioè, io il vuoto lo so perché l'avevo già assaggiata 10, cioè 10, 0, 5, 5, 5 più più perché mi piace. Io 4 e mezzo per non esagerare, ma darei 5 anch'io. Che buona, guarda, veramente buona, buona, buona. Buona, è buona. Adesso andiamo a provare, dai, le Wonka. Le Wonka, che sono a forma di cappello. Ah, meno male che l'ha detto al maschile. Perché? Perché è maschile, cappello. Willy Wonka sul cappello, non mica su dove vanno a pregare le monache, la cappella. Esatto. Allora, una T. Sono tutti uguali o no? Boh, ma non lo so. Perché no? Sì, sono tutti uguali. Allora. Ah, perché sono tutti a forma di cappello. Il cappello. Cappellino di Willy Wonka. Allora, l'odore, aspetta. No, allora, ci sono dentro gusti. Quattro gusti. Arancia, grepe e uva, anguria e un altro gusto a sorpresa. Qui dentro io sento solamente odore di uva. Adesso andiamo ad assaggiarle e vediamo se ci colora. Andiamo. Non aspettate, dentro non so se si vede. Si vede come un ripieno. C'è un ripieno di qualcosa, vabbè. Puliranno, coloreranno la lingua? Andiamo. Proviamo. Uno, due, tre. No! Bisogna ruminare un po'. Com'è? Io sinceramente non vedo tutto. Sinceramente, pittura la tua lingua di blu, ma dove? Allora, non è che magari c'è quella sorpresa che ti ha colorato di blu, boh, non lo so. Proviamo ancora una. Proviamo però.
Cioè, io di blu, sinceramente, boh. No, non è blu. La tua un po' pochettino. La mia no. La mia no. Allora, sono buone, sono semplicemente caramelle gommose. Se devo dargli un voto, 2. Cioè, sono buone, però non pittoro la lingua, secondo me. Per me 2. Io 3. E Ale, una cosa. Sono buone. Ok, andiamo. Facciamo le due. Facciamo le whips. Arancia. Arancia e cola. Sto qua, mi farà una fatica poi ad aprirle. Ok. Ce la fai? Ok. Qualcosa ho tirato fuori. Intanto canto una canzoncina, così per l'attesa. Ok, fatto. Fatto. Non canto la canzoncina. Ok, fatto. Allora, ci sono due posso dire, due aperture. Arancia, Coca-Cola e arancia. Prima dovremmo assaggiare la cola. Dove cazzo si ha? No, aspettate, ah, c'è un buchino. Dove? Aspetta. No. Non è che bisogna rompere qua. Ah, forse sfondarle. Che parola sfondare? È cartone! Subito che le parole. E anche di là. Io ho sfondato di qua, te sfondalo di là. Allora, cominciamo prima con la. Ah, sono così piccoline. Allora, prima con l'arancia. Io pensavo che fossero facciamo, più grandi. Allora, arancia. Io sono fossero più letteralmente grandi. Non so se si riesce a vedere. Ma sono delle bricioline. Proviamo solo l'arancia com'è. No! Ma come? Ah, adesso sì. Sono un pochettino arancia. Più centi. Andiamo la cola. Sembrano delle cacche di topo. Ok, proviamo. Non sono queste male. Sono buone. E adesso facciamo il mix. Allora. Non sono male. Che bruciano. Allora. Facciamo mix. Proviamo. Mix. Mix. Ok. 1, 2, 3. Com'è? Non sono male. Sono pakistane queste. Pakistane? Pakistane. Ah sì. Allora. Dobbiamo dare un voto a queste patatine. Ho detto su quelle patatine. Queste caramelle. Allora, voto da 0,5, gli darei un 2 anche questo, perché sono troppo dolci. Sono buone, però sono troppo dolci. Io 4,5, perché mi piacciono tanto. Va bene, allora queste qua se le mangia lui. E adesso passiamo a quello più particolare. Queste Ice Blasters. Che cos'è, Oma? Sono caramelle asprissime. Bellissimissime, che restringono anche che poi diventano gelide, tirate in bocca il freddissimo, così mi hanno detto chi l'ha provato, cioè una persona che conosco che gli ho regalato le caramelle, io non le ho provate giustamente. Allora, già che sono sfuse mi sono piacciono, incartate una a una, sì, che gusti ci sono. Lime, Coca-Cola, cherry, coca, arancia. Allora c'è Coca-Cola, lime, ciliegia, cherry, la ciliegia, sì, e arancia. Io farei, sai che cosa, il lime, perché il lime è bello aspro. Ecco, tanto per... Non stiamo qua ad assaggiare tutte le altre, eh. Però... Ho paura. Allora. Ho paura. Anche il giocatore, vabbè, andiamo ad assaggiarla. 1, 2, 3. No! Com'è? Aiuto! 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 Santa Vergine Maria! Ma sono acidissime! Queste restringono anche il buco del... Avete capito? Aiuto! Però devo finire di mangiarla. Comunque qua il video andrà in velocità e vedete le nostre facce.
com'è? Allora, oddio, devo dire che sto cominciando a sentire il freddo. E allora, sono terribilmente acide. Aiuto. Sono acidissime. Noi abbiamo preso il lime, non osiamo vedere gli altri. Che veramente una cosa che non sta nemmeno in testa. Finito. La parte aspra è finita. Mi sa che erano caramelle con sulla parte aspra sopra, però sotto sono caramelle alla menta. Adesso voglio sentire se ti senti tutto sto freddo. Questo sta dentro proprio la menta fredda, questo è tanto. Dai, comunque, cioè, a me mi piacciono, in particolari. Molto. Sono proprio molto, molto aspre. Molto aspre. Che è un incrocio tra una caramella aspra e le Goliatti Plus. Io sono già arrivato alla Golia. Comunque sono molto acide. Acide, aspre. Mamma mia. Mamma mia. Comunque, sono buono, viene da farti fare gli però scherzi, eh. Tutto sto freddo io non lo sento. Anch'io non lo sento sto freddo, però si rinfresca un po', ma non tanto. Comunque diamo un voto anche a queste Ice Blazer. Voto da 0,5 gli darei un 4. Io 5, perché nonostante la sofferenza sono fantastiche. Sono buone, non me l'aspettavo. Comunque sono buone, ragazzi, veramente sono buone, buone. È proprio buone. L'inizio che devi un attimo chiudere gli occhi, perché è acido, è acido. È una cosa allucinante. E niente, ragazzi, io direi anche che per l'assaggio abbiamo finito. Abbiamo già dato abbastanza, abbiamo già fatto troppo spettacolo. Noi vi ringraziamo per averci seguito. Vi ricordo che lunedì comunque torno nei sondaggi sul mio profilo Instagram Piro83 e votate quale coppia di prodotti votate quale coppia di prodotti, e i più votati andranno all'assaggio, come si suol dire. Io vi ringrazio per l'attenzione, mamma mia, è forte. Ragazzi, adesso ci vediamo un po' di 7 up per... No, non lo so, aspetta. Vabbè. Pessima idea. E che dire, niente, vi ringraziamo per l'attenzione, ci vediamo settimana prossima con video assaggi. Ciao a tutti, ciao.